Suora Amalia, è finita proprio in questo momento la festa di fine anno qui alla scuola dell'infanzia, ecco, nell'istituto Sorelle Sola. Dico bene? Sì, benissimo. Ecco, ci vuole dire un anno di scuola, della scuola. Un anno di scuola, noi abbiamo cercato di seminare nel corpo dei bambini tutto quello che le servirà per il futuro, almeno che potranno apprendere qualcosa di buono, perché i bambini di oggi sono diversi, i tempi sono diversi, quindi noi abbiamo fatto del tutto per inculcare qualcosa di buono e di futuro per il prossimo anno, che andranno alla prima anche, no? E questa danza dei fiori non vuol dire questa è la scuola dell'infanzia, è sempre primavera per i bambini, i loro volti sempre sorridenti, sempre contenti, così pensiamo di aver dato tutto a noi in questi 3 anni di scuola materna, anche quando insegnare l'amore a Gesù e l'Eucaristia, noi che siamo eucaristiche, mercedarie del Santissimo Sacramento, e questa è la base fondamentale, la fede cristiana, inculcarla nei piccoli come voleva la nostra Madre Maria del Rifugio, inculcare ai bambini l'amore a Gesù e Cristo e alla Vergine Santissima della Mercedes. Dovendo augurare le buone vacanze ai bambini, alle famiglie, quale augurio fa? Io direi alle famiglie di continuare, perché la scuola non è finita, è la continuità, in modo che tutto ciò che sia stato inculcato nei bambini non vada perso in 2 mesi di vacanza, di continuare anche alla scuola elementare. Noi, la scuola materna è la base fondamentale del bambino, è la prima fase più importante della vita del bambino, quindi chiediamo a loro di continuare questa continuità. E allora maestra, un anno è terminato, dovendo augurare le buone vacanze alla famiglia, questa domanda l'ho fatta a Suora Amalia, quale augurio fa? Vacanze in felicità con mamma e papà, in serenità, serenità di salute, serenità di lavoro in un periodo un po' critico come il nostro e serenità soprattutto con i bambini, perché i bambini vivono quello che sentono, se sentono un clima felice, sereno, loro vivono questa serenità, quindi vacanze felici con i genitori e vacanze anche pure per noi, dopo un anno di lavoro ce li meritiamo. Buone vacanze! Buone vacanze!